piacere mio. Allora, se vogliamo... Allora, sì, vediamo quella di... Sì. Maria, hai presente come il comporto della piazza? Ah, beh. Funziona, sì. Se volete fare qualche foto, poi partiamo. Allora, scusate, io pensavo fosse già uscito da lì. Mauro, risposta. Guardate, guardate anche Vittorio, sindaco, grazie. Anche Vittorio, grazie. Perfetto, grazie. Anche qui, grazie. Grazie. Allora, se possiamo iniziare. Incontro stampa dedicato al bike sharing e in particolare ad Elvis, che ha inaugurato da poco tempo un nuovo servizio e mi pare con un discreto successo, un discreto gradimento. Io lascerei però subito la parola all'assessora Maria La Pietra. Grazie, buongiorno a tutti. Io oggi sono contenta per due motivi. Uno di sicuro è perché finalmente a Torino arriva un nuovo mezzo, le biciclette per l'acqua assistita. Per noi è veramente importante per far avvicinare tutti i cittadini al mondo della bicicletta, perché ci sono persone che lavorano lontano da casa o che magari hanno anche delle difficoltà fisiche per utilizzare la bicicletta pedalata muscolare. Con questi nuovi mezzi potranno avvicinarsi al mondo della bicicletta e dei mezzi sostenibili, quindi siamo stracontenti. In prima persona, in modo molto particolare, quindi sono stati anche molto, hanno accompagnato la cittadinanza in modo attivo anche durante l'emergenza, quindi li ringrazio anche per questo motivo ed è per questo che sono contenta che siamo riusciti a superare l'emergenza ed essere qua a trovarci in piazza, quindi un motivo in più di felicità. Grazie. Faccio il porta microfono, vado da Matteo Tanzilli. Certo. Buongiorno a tutti, grazie Sindaca, grazie Assessore per l'ospitalità in questa bellissima città. Oggi in realtà abbiamo lanciato già da qualche settimana questo servizio di biciclette sharing, free floating nella città di Torino, che si va ad implementare, a integrare già nel servizio anche del lancio dei monopattini, del servizio di sharing dei monopattini che già avevamo attivato nei mesi scorsi. E quindi secondo noi è molto importante l'intermodalità dei mezzi, quindi da un'unica applicazione poter scegliere o le biciclette o i monopattini in un'unica piattaforma, quindi la semplicità anche con le quali ovviamente i clienti possono accedere al servizio di Torino, che si andranno a implementare nei prossimi mesi per arrivare a regime a 2000 mezzi. Per quanto riguarda il pricing delle biciclette, funziona 25 centesimi lo sblocco e 10 centesimi al minuto. Abbiamo anche lanciato il primo abbonamento in Italia mensile, che si chiama Elbitz Unlimited, 29,99 € al mese, e l'utilizzo illimitato dei mezzi, che siano biciclette o monopattini. Come dicevamo prima, l'intermodalità per noi è un fattore molto importante e ci stiamo investendo tanto, non soltanto a Torino. Quindi diciamo il servizio funziona in questa modalità e l'area operativa è di 25 km quadrati, raccoglie tutta la città. Quindi lascerei la parola alla sindaca, grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Intanto saluto con piacere anche i giornalisti, visto che ci rivediamo, anche per il lavoro che avete fatto, non semplice, periodi di pandemia. E in realtà siamo qui oggi per ovviamente ringraziare Elbitz per aver creduto nella nostra città e anche nella mobilità su cui stiamo investendo, in cui stiamo credendo fortemente. Come sapete, siamo stata la prima città a sperimentare anche sul tema dei monopattini e in qualche modo abbiamo anche quelle che erano le iniziali difficoltà rispetto a uno strumento che a nostro punto di vista è assolutamente importante per dare un'alternativa ad altre forme di mobilità meno sostenibili, che si scontrava anche con un percorso regolamentare
come dire, non chiarissimo. E io penso che bene abbiamo fatto come città a essere all'avanguardia e quindi sperimentare e portare avanti dei percorsi che oggi ci portano ad avere un nuovo strumento che per noi è molto importante. Con l'assessore alla pietra abbiamo più volte detto dall'inizio del mandato che volevamo far arrivare a Torino la bicicletta pedalata assistita in sharing, e quindi siamo felicissimi che arrivi. E questo è un elemento che si aggiunge, ripeto, a quella politica in cui abbiamo da sempre creduto, che ci ha portato a mettere a terra in questi 4 anni circa 40 km di piste ciclabili e che ci ha portato, alla luce anche dell'emergenza che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, a dare un'ulteriore accelerata, per cui stiamo lavorando su altri circa 100 km di spazi che possono essere dedicati o alle piste ciclabili o comunque alla bicicletta o comunque spazio condiviso, in modo tale da dare la possibilità a chi vuole e chi può, perché sappiamo che non vale per tutti, ma a chi può, di mobilità sicura, sostenibile e, come dire, sappiamo anche certamente non inquinante. Il processo va avanti, anche noi crediamo fortemente nell'intermodalità, tant'è che stiamo lavorando anche su alcuni strumenti che aiutano queste intermodalità. Non vale esattamente per lo sharing, ma come sapete stiamo lavorando su Porta Nuova, sta andando avanti il lavoro per avere una stazione per le biciclette, quindi che tu puoi lasciare lì la bici in sicurezza e magari cambiare mezzo. Stiamo lavorando sul MAS e Elbitz, da quanto mi risulta, lo dico io, sarà con noi in partnership come Città di Torino per sperimentare il MAS, che quindi la possibilità di utilizzare un'altra forma di mobilità interconnessa privata. Chiudo ringraziando davvero, perché questa scelta non è solo una scelta che incide sull'offerta di mobilità, è anche una scelta con impatto economico, e io credo che quello che sta succedendo in questi mesi ci sta dimostrando che la mobilità sostenibile non è solo una scelta a tutela delle future generazioni, a tutela dell'ambiente, ma è anche un indotto economico importante. E quindi quando arrivano qui delle aziende e decidono di portare, come dire, dei servizi, è un indotto importante economico. E allora forse dovremmo anche iniziare a ragionare magari di riconversioni, dovremmo iniziare a ragionare su come alcune imprese possono utilizzare questi strumenti per rilanciarsi. È anche economia questa, non dobbiamo non parlare di questo tema. Quindi io davvero ringrazio Elbitz, siamo orgogliosissimi di avervi qui in città, voglio ringraziare anche tutte quelle persone che stanno utilizzando la bicicletta, che sono tante e stanno aumentando, lo vediamo dai numeri, e noi continueremo su questa strada perché è una, come dire, delle tematiche in cui crediamo fortemente. Grazie. Grazie Sindaca. Allora, prima delle domande, volevo dirvi solo che tra qualche minuto riceverete il comunicato stampa con i dettagli del servizio. Allora, le domande, ovviamente le domande, inutile che ve lo dica, sono sul tema della conferenza stampa. Chi si fa avanti, se ci sono domande ovviamente? Vanno indietro. Tutto chiaro. Tutto chiaro, tutto a posto. Tutto chiaro. Bene. Siete stati chiarissimi. Grazie, buona giornata. Volete fare? Un giro in bicicletta si può fare. La sindaca in bicicletta? Perché no? Glielo chiediamo. Siamo un po' tanto vicini. Scusate. Sì, adesso glielo chiediamo. Io sono d'occhio che non vanno. Chiara, puoi solo avvicinare, se non un giro almeno stare vicino, ecco, brava, grazie. Tutti indietro ragazzi, un attimo, ok, grazie. Oh, bellissimo. Aspetta di qua, grazie. Grazie Chiara. Assessore, fa un passo avanti anche lei. Scusa ragazzi. Vai. Prego.
Se vi spostate poco poco l'assessore anche la voleva provare. Ah, provatele tutti e tre, non potete andare il piano. Prendi il manomale. Spazio. Possiamo dimostrare che si può andare anche. Vorrei far notare coi tacchi, No, tu investi, non importa, tranquillo. Abbiamo la notizia. Mario, però, Mario, spostati perché sennò non passa. Vai. Bianca, tu vari giù, No, vabbè, due mesi, ve l'ho detto. Non è che meglio non fare parte la pedalata. In piazza, Madonna, ragazzi, no. Com'è l'impressione? La pedalata facile? È ottima, è facilissima, la pedalata è costituita, ci può andare anche dei tappi. Detto, ma è importante anche ricordare che sarà un territorio generale con la possibilità di allargare per dare la come dire, non la parte centrale della città e deve, magari per motivi di lavoro, poterla utilizzare, quindi con l'aumento delle biciclette praticamente tutta la città. La zona di utilizzo sarà su tutta la città? No? Assolutamente sì. L'investimento complessivo è? L'investimento complessivo in termini di risorse allocate. Abbiamo fatto un piano di espansione nella città di Torino di circa 30 unità per quanto riguarda il personale nei prossimi mesi. Abbiamo detto che abbiamo lanciato con 500 biciclette per 1.000 mezzi a regime, ecco, dopo l'estate. Investimento economico su Torino che abbiamo. Investimento economico in termini di risorse. Ci aspettiamo un ritorno per la durata della licenza in atto, un ritorno economico abbastanza importante anche perché il servizio abbiamo visto già dal primo momento che è utilizzato dalla gente. Un dato importante secondo me che si può dare ai clienti, abbiamo, ovviamente non siamo presenti solo nella città di Torino, quindi nelle città dove eravamo presenti pre-pandemia abbiamo avuto un riscontro di cambio di abitudini dei nostri clienti. Pre-pandemia la corsa media era di 1,9 km, post pandemia la corsa media è aumentata del 60% arrivando a circa 3,3 km. Sono più confident nell'utilizzo di questi mezzi e sicuramente nella città di Torino sarà uguale, quindi siamo molto contenti che piano piano le persone stanno incominciando a capire l'utilizzo e l'importanza di questi mezzi come muoversi in maniera sostenibile all'interno delle città. Grazie. Disposizione. Però ragazzi. Sì, siamo a distanza. Anche tra di voi, okay. Ma anche tra di voi. Siamo tutta mascherina. Sindaca, allora. Dimmi tu, ragazzi. Aspetta che. Fibrillazione all'interno del. Mancavate. Sì. Mancavo anch'io voi. Sembrava che le mancassero. Fibrillazione all'interno del Movimento 5 Stelle, si parla del rischio di scissione, si è fatto anche il suo nome per un ingresso in un possibile direttorio. Che cosa sta accadendo nel Movimento 5 Stelle e cosa pensa stia accadendo? Ma vuol dire che nell'ambito del movimento ci sia una discussione che doveva portare ai famosi stati generali con le dimissioni di Luigi non è una novità, quindi posso dire per quanto mi riguarda che sono concentrata sulla città come vi dico da mesi, forse ormai da anni, un mandato da portare a termine su questo lavoro e poi secondo me più che parlare di nomi eccetera, ma come dico da mesi dobbiamo giustamente
confrontarci su quali sono i temi identitari del movimento. Quello di cui parliamo oggi, perché vorrei parlare di questo, la mobilità sostenibile, ad esempio, è un tema certamente identitario del momento su cui si basa anche il futuro del nostro paese, quindi parliamo di questo. Non credo che al paese interessi le dinamiche nostre interne, francamente, interessa quello che vogliamo fare, visto che governiamo anche a livello nazionale, governiamo anche alcune città, e quindi è su quello che ci si deve confrontare. Però ai torinesi magari interessa sapere invece se lei già adesso da sindaca, se glielo chiedessero, è disponibile ad assumere un ruolo dentro il direttorio, visto che adesso sta diventando urgente la cosa. Veramente è un anno e mezzo che tutti scrivete direttorio, non direttorio, capo politico, non capo politico. Sono concentrata su Torino. Deciderò, lo dico anche, vi anticipo la domanda, se ricandidarmi dopo l'estate, come dico da mesi. Adesso, ripeto, c'è una città che ha vissuto mesi certamente difficili, siamo concentrati sui progetti per la ripartenza, dal distretto turistico ai due poli che finalmente partono dell'aerospazio e dell'automotive in due zone della nostra città, alle ATP, alle crisi aziendali non molto complicate di cui ci sono anche qui delle rappresentanze, insomma, francamente sono questi i temi su cui ci concentriamo. Ecco, però senza parlare di nome, mi scusi, ma questo scontro tra Tribattista e Grillo, come lo vede lei? Parliamo di mobilità sostenibile? continuo a rispondere su mobilità sostenibile. Sicuramente sia Grillo che Di Battista ritengono le piste ciclabili importanti. Vabbè, però sindaca, riguardo, scusi se insistiamo. Ma io rispondo, ma ad esempio sul discorso del secondo mandato, sulla sua decisione possono pesare le considerazioni di Casaleggio da una parte, e anche ieri il PD ha chiuso la strada, insomma. Francamente a me questo dibattito non interessa, cioè non so come dirvelo, ve lo dico da mesi, mi chiedete da mesi la stessa domanda, io vi rispondo allo stesso modo. Per quanto riguarda la mia candidatura, scioglierò, come dire, i nodi e lo deciderò dopo l'estate, come è corretto che sia. Per quanto riguarda le nostre regole interne, voglio dire, tra l'altro commentare una regola che riguarda me stessa francamente non mi sembra neanche così di corretto, se ci sarà un dibattito ci sarà. E per quanto riguarda la cosa centrale, che è l'identità del movimento, ne discuteremo come è corretto che sia, anche perché se mi dite che cosa vuole fare il movimento da grande, è corretto che questa decisione venga, come dire, presa e discussa all'interno della nostra forza politica. Ma è questo il tema non è Chiara Appendino, cioè non è questo. Quindi lei auspica che anche sui due mandati si discuta? No, io non commento la questione dei due mandati, francamente. Cioè, non mettetemi in bocca in cose che non ho detto. Parliamo di cose che interessano. Ci sta ripensando sul commissariamento del Teatro Regio? No, nel senso che non ci ripenso, ma semplicemente perché stiamo vedendo un bilancio che, ripeto, come ho spiegato più volte, ha un disavanzo di circa 2 milioni e mezzo, adesso ci sono ancora delle verifiche su alcune partite contabili, sto pensando a come tutelare i lavoratori, tant'è che in queste ore mi risulta il sovrintendente stia, proponendo al sindacato un accordo che tutela i lavoratori del lavoratrice a tempo indeterminato fino alla fine della stagione, quindi per i prossimi 45 giorni, su un accordo che tra l'altro era già stato presentato a dicembre, quindi voglio dire è un tema su cui stiamo lavorando. Sul resto a me interessa il futuro del teatro, e se il futuro del teatro ha bisogno di un commissariamento, quella sarà la strada. Va bene, grazie. Avete il bike sharing, sindaco. Ah, una domanda sul bike sharing, grazie. È la prima volta che dovevi aspettare. Sì. Va bene, dai. Immaginavo. Poi hai scelto il giorno giusto. Non era previsto. No, siccome avete presentato il bike sharing, cosa si può dire? Che finalmente sbarcano a Torino le bici a pedalata assistita, quindi uno strumento anche meno faticoso da utilizzare, che si accompagna alle piste ciclabili e agli spazi ciclabili che stiamo creando in città, quindi un mezzo alternativo per chi può utilizzarlo per non incidere sul traffico e per tutelare anche l'ambiente e l'aria della nostra città. Anche una questione economica, diceva prima lei. Sì, ha un indotto importante, nel senso che un'azienda e le aziende che decidono di puntare sulla mobilità sostenibile stanno avendo un impatto economico importante nel nostro paese e nella nostra città. Ad esempio, si parlava prima, questo ingresso di Elbit significa 30 assunzioni, quindi 30 persone che sono state assunte e che adesso lavorano. Sì, perché sempre sulla mobilità, uno dei progetti che dovrebbe incentivare la mobilità sostenibile è la Torino Centro Aperto, perché fanno una vetro di un certo tipo. Si è parlato di una rivisitazione del progetto. Maria, vieni. Si può dire qualcosa in più? Confermo le parole dell'assessore La Pietra, che di qualche settimana fa, sulla Centro Aperto, che stiamo ovviamente verificando, anche alla luce di quanto è accaduto, la necessità di... nessuno rinuncia, vorrei essere chiara, nessuno rinuncia a regolamentare l'ingresso al centro città. Cioè, questa è una politica che ormai... è assolutamente confermata in tutte le città, non solo italiane ma anche europee. Quello che stiamo verificando è come, alla luce di quanto accaduto,
si possa costruire un modello maggiormente flessibile per la gestione dell'ingresso in centro. Quindi stiamo facendo delle valutazioni, io credo che insomma entro qualche settimana avremo tutti gli elementi anche per vedere come si è mossa la mobilità e anche quale sarà il quadro, come dire, normativo e le restrizioni che ci saranno sulla mobilità per trarre le corrette conclusioni e informarvi correttamente. Scusi, quindi okay. Non aspetterete i flussi del traffico, diciamo, di settembre con il ritorno a scuola, che è quello che è sempre stato un po' detto, che i veri flussi del traffico. Noi abbiamo imparato, e questo lo sapevamo già prima, che come dire, il modello della ZTL vecchia, che è rigida, che prevede la gestione di un picco, non funziona. Non funzionava prima, non funziona oggi. Quindi abbiamo bisogno di un modello maggiormente flessibile. Su un modello maggiormente flessibile stiamo ragionando insieme all'assessore La Pietra anche a luce di come si sposteranno le persone. Quindi su questo torneremo tra un po', quando avremo gli elementi per farlo. Ma vi siete dati delle scadenze? Perché c'è un anno di tempo e ci sono da fare bandi, progetti, infrastrutturazioni. Insomma, ci sono tante tante cose da fare per un progetto così imponente. Ma le cose si fanno per farle bene, non perché dobbiamo terminarle perché abbiamo detto che le terminavamo. Avevamo iniziato un percorso, la questione che è accaduta a Covid, francamente, ha rivoluzionato, no? Un po' il modo di tutti, e quindi ci stiamo ragionando con un approccio che è, dal nostro punto di vista, un approccio che vede, ripeto, assolutamente non rinunciare alla gestione dell'accesso al traffico in centro città, ma quella cosa lì ha bisogno di maggior flessibilità. La vecchia ZTL assolutamente non funzionava, gestiva picchi. Potremo passare mesi, prossimi anni a vedere un cambiamento molto importante sulla mobilità, e quindi abbiamo bisogno di un modello flessibile. Stiamo ragionando su un modello flessibile. Anche io stiamo ragionando a 360 gradi, certo. Cioè c'è un piano urbano della mobilità sostenibile a livello di città metropolitana, all'interno del quale c'è anche inserita la nuova rete del trasporto pubblico. È un progetto che non abbiamo buttato via, ma ovviamente la mobilità, non è che ci concentriamo sulla ZTL, quello che noi lasciamo in eredità e abbiamo ereditato, quindi non è che è nato con noi e ne è mobilità con noi, è il piano urbano della mobilità sostenibile, su questo non ci piove, e all'interno ci sono tanti elementi, un elemento sul chiave è la ZTL, e questo ci viene chiesto anche a livello europeo, e noi non possiamo mollare questo progetto così come la nuova rete, così come le piste ciclabili, così come una visione d'insieme che in tanti ci dicono che non abbiamo, ma deve essere tenuta tutti insieme, non possiamo pensare un punto per noi. Scusi se insisto, solo un chiarimento su questa cosa, cioè il piano per la mobilità non è una cosa che avverrà nei prossimi settimane, cioè verrà redatto successivamente, la ZTL prima era stata pensata per essere, diciamo, attiva precedentemente al piano della mobilità, adesso lei mi sta dicendo che si aspetta il piano della mobilità. Cioè nel PUMS, anche alla luce delle indicazioni regionali e europee, c'è l'accesso, come dire, la regolamentazione dell'accesso al centro città, del traffico. Su quello noi stiamo lavorando, ma già, come dire, da precedentemente nel PUMS c'è, quello che stiamo valutando alla luce anche dell'esperienza, dal nostro punto di vista negativa, ma non è una novità che lo diciamo, della ZTL vecchia, che nasce per gestire dei picchi, stiamo cercando di capire e lavorando su un modello che sia ancora maggiormente flessibile rispetto a quello che avevamo ipotizzato inizialmente, che non rinuncia, ci tengo a specificarlo, in cui non si rinuncia a gestire l'accesso al centro, perché comunque il tema è importante e continua a essere prioritario per la nazione. Non ricordiamo, esatto. Il ministero ci dice doveva finire nel 97, è ancora lì. Flessibile vuol dire più lungo come flessibile vuol dire che il modello può essere, cioè che ha il modello non ha dei paletti così come dire impattanti, perché ti permette, cioè la ZTL attuale, parliamo della ZTL attuale, no? Che adesso è sospesa, non ti permette di entrare in un orario punto fisso. L'unica cosa che potresti fare, anche alla luce della tecnologia che è presente, siamo raggiunti una tecnologia flessibile tale da poter gestire magari quello che accadrà, non so, o dovesse esserci un nuovo picco Covid, puoi utilizzare la tecnologia in modo tale da gestire i flussi in modo maggiormente flessibile. Non è solo accendere o spegnere. Oggi noi possiamo accendere o spegnere. Il centro aperto era già così. È un pezzetto così, stiamo. Io mi chiedevo cosa cambia, cosa non è più. Non è detto il centro aperto, non la vecchia ZTL, ma il centro aperto più flessibile. Ve lo spiegheremo quando avremo finito l'analisi. Una cosa sul metro 2. Tutto oggi, tutto oggi. Lasciate qualcosa anche per domani, se no non avete più niente. Senti, giovedì c'è un'altra. Una roba al volo sul metro 2, basta, perché ieri c'è stato un incontro con i sindaci dell'area nord. Sì. Su metro 2, quindi il primo lotto, vabbè, si conosce qual è, Revadengo Poli, sì. Il secondo lotto quindi dovrebbe essere sempre confermato, sì,
scarito le volte. Chiedere insieme delle risorse aggiuntive. La finestra di ottobre di finanziamento europeo. È una delle possibilità. Sì, grazie. Grazie a voi. Grazie.